Ciao a tutti e bentornati su Infermieri Online. Con il video di oggi vogliamo portarvi un format un po' diverso, rapido e diretto. È con oggi che nasce Infermieristica in due minuti. Come prima di ogni procedura, dobbiamo lavare e disinfettare accuratamente le mani. Il paziente deve essere seduto, a riposo da almeno 5 minuti e con l'arto appoggiato a livello del cuore. Il manicotto, che deve essere della giusta misura, va posizionato direttamente sulla cute. La freccia, riportata su ogni manicotto, va posizionata a livello dell'arteria brachiale. È arrivato ora il momento di rilevare il polso radiale e di misurare la pressione sistolica attraverso misurazione palpatoria. Gonfiamo il manicotto 30 mm di mercurio al di sopra del punto in cui scompare il polso radiale. Sgonfiamo e registriamo la comparsa del polso radiale. Questo determina la pressione arteriosa sistolica. Procediamo ora alla misurazione auscultatoria della pressione arteriosa per determinare la pressione diastolica. Posizioniamo il fonendo appena sotto il manicotto. Continuiamo a sgonfiare 2-3 mm di mercurio al secondo fino alla scomparsa dei toni di Korotkov. In concomitanza con l'ultimo suono possiamo determinare la pressione diastolica. Ora che abbiamo rilevato pressione sistolica e diastolica, non ci resta che documentare i valori.